Salve a tutti ragazzi, ed oggi siamo nel secondo episodio della serie di Five Nights at Freddy's 4. Bene, mi ricordo che nello scorso episodio, cioè il primo, mi ero girato qui dietro alle 3. Poi mi sono rigirato ed è uscito tipo un tizio, mi sono preso un infarto, sono volato dall'altra parte della stanza. Mamma mia. Ok, ora va bene. Adesso mi sono girato, non so per... Ecco, c'era già il tizio, va bene. Iniziamo benissimo, andiamo a vedere vicino alla porta. Andiamo, corriamo e vediamo. C'è nessuno. Ok. Perché devo fare così per sentire bene. Poi vado vicino all'armadio. Vado un attimo vicino all'armadio. Ok, va bene, c'è nessuno. Tanto nell'armadio non abbiamo visto ancora nessuno per ora. Qua dietro. Ma tanto per cambiare ci sono i nostri amici belli. Perché sei tornato indietro? C'è un'anima posseduta che mi controlla, tipo... Mi accendo, sciolla. Ecco! Ho sbagliato, forse. Forse ho sbagliato una piccola cosa. Ora me ne ritorno indietro. Vado dietro di me, accendo la luce, ci sta il tizio. Ora mi rigiro, ho detto. Vado vicino un attimo all'armadio e poi vado a vedere nell'altra stanza. Ok, mi sto prendendo già degli infarti, cioè mi sto già spaventando, ma di brutto. Ora mi dà l'impressione che c'è qualcuno. Chiudo per disperazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basta. Vabbè, aggiornamento di Java. Che me ne frega a me. Sto facendo un gioco di paura, l'aggiornamento di Java. Ora non ti devi mai girare dietro. Mai. Mai. Mai nella vita. Io chiudo. Ho paura, perciò lo faccio. Sai come sono le cose. Voglio vincere. Oh mio Dio. Io chiudo. Che ci sono interferenze qua. Sono le 3. Ma perché ci sono le interferenze? Mio Dio. Raga. Mo si rompe la torcia. Io chiudo sempre. Ma cosa? La luce si sta rompendo. Mi devo girare per forza. Ciao Freddy. Ho capito che non mi devo girare. E questo è buono. No, quindi non mi devo girare. Perché se no sbuca il nostro amico. Cioè ce l'avevo... Chi è più scemo di me? Ce l'avevo dietro. Sì. Bene. Ricominciamo di nuovo. Bene. Accendo la luce perché... Tanto si sa che non c'è nessuno a quest'ora. Vero? Vero. Andiamo di qui. Tanto non ci sarà nessuno, vero? Bene. Ma perché se mi facevi sbucare qualcuno a mezzanotte, giuro ti picchio. Ecco, già il tizio. Ma io non ho capito bene chi sono qui. Dentro l'armadio ci dovrebbe stare Foxy. Foxy è quel brutto ciccione. Ma non c'è, non c'è. Non c'è, c'è solo questa luce. Allora, andiamo qua. Ascoltiamo bene.
cosa diavolo è. Chiudo per disperare. Luna. Quindi se è luna, preferisco fare così. Alziamo la voce che... Oh mio Dio. Non sento nulla. Sento respirare. Sento respirare. Raga, ho alzato la voce e vi giuro che sento respirare. Quindi me ne ritorno indietro. Tranquillo, tranquillo. Calma e suspense. C'è nessuno. Perché la cosa bella è che tu devi sentire la gente che respira e... Chiudo perché sono indeciso. Solo per questo. No, perché non mi voglio cagare. Sono le due, sono le due, sono le due. Ok, sono le due. Mi giro dietro, sempre per disperazione. Ciao. Sento dei passi. Sento dei passi. Non sono sordo. Sento dei passi. Voi non li sentirete perché il volume a voi non è molto alto, ma sento dei passi. Non ti girare dietro a quest'ora. Ok, non ti girare dietro, ti denuncio se ti giri. Sono le tre, ok. Chiudo, chiudo, ho sentito respirare. Sai, se sento respirare non credo che sia la miglior cosa. Cioè, se non ti giri dietro ci sono queste brutte interferenze. Non ti girare dietro, ti giuro, non ti devi girare. Che te, se no ti sbuca Freddy davanti. Ma quello di prima non era Freddy. Ma qua stiamo facendo il gioco chiudi la porta, se no sei morto. Mai accendere la luce. Non girarti dietro. Vai a vedere nell'arma. Guarda, se raggiungo le 4 c'è un record. Chiudo. Chiudo. Solo perché... Sono le 4! Oh mio Dio, sono le 4! Record! E però, qua come stanno le cose, la batteria si sta scaricando.